è finita ormai da pochi minuti qui allo U-Power Stadium, Monza 2, Sampdoria 2. Mi vedete questa sera col cappellino perché veramente le temperature erano basse questa sera, tanto freddo, tanto vento, ma detto questo e chiusa questa breve parentesi, un punto che sicuramente accontenta un po' tutte e due le squadre per quanto abbiamo visto in campo. I tre punti sarebbero serviti evidentemente molto di più alla squadra di Dejan Stankovic, che ha giocato la sua partita, l'ho trovata molto bene, non tanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista caratteriale, una Sampdoria che non ha mollato affatto e che anzi è andata in vantaggio per ben due volte. Un Monza invece che dall'altra parte subisce sempre un po' troppi gol nella fase iniziale di partita, anche oggi è capitato con Gabbiadini, un errore molto grave a mio avviso di Luca Caldirola. Un Monza che però la riesce a riprendere molto bene con Andrea Petagna, un gran gol davvero attaccante da Andrea Petagna, che insomma abbiamo avuto modo di conoscere con i suoi pregi e con i suoi difetti qui a Monza, e mi sento di dire anche alla luce di ciò che ha guadagnato all'ultimo istante di partita, ovvero il calcio di rigore, il migliore in campo di questa sera. E dunque si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1, ma non finisce qui ovviamente, perché la Sampdoria ritorna in campo e trova il gol del 2-1 ancora con Manolo Gabbiadini, oggi sicuramente in un grandissimo stato di forma. Un errore di Marlon in quell'occasione, tra l'altro appena entrato dopo aver sostituito Armando Hitz, una partita che veramente si era messa dei binari sbagliati per il Monza, quasi un fatal lunedì mi sembrava, volevo chiamarlo questo video in caso di sconfitta, visto che il Monza quest'anno tre partite di lunedì, Atalanta, Bologna e questa sera Sampdoria, rischiava di tornare a casa con 0 punti e 3 sconfitte in 3 partite. Così però fortunatamente non è andata, perché tra i mille cross, le mille palle buttate in area negli ultimi istanti di partita con la Sampdoria che di fatto ha schierato un pullman davanti alla porta, Andrea Petagna si impone, si impossessa del pallone, si mette davanti agli avversari e non so come, perché non l'ho ancora rivisto, si guadagna il calcio di rigore che poi il capitano Matteo Pessina trasforma in rete proprio qui sotto la curva Davide Pieri. Questo è stato Monza-Sampdoria visto dai miei occhi, nonostante sia molto infreddolito anche in questo momento, sta tirando un vento assolutamente molto forte, quindi una partita che sicuramente non dimenticheremo sotto questo punto di vista. Lo ripeto, come ho esordito in questo inizio di video, dal punto di vista di ciò che abbiamo visto in campo, il pareggio direi assolutamente risultato più che giusto. Fatemi sapere la vostra opinione qui nei commenti, ragazzi, mi raccomando, e vi ricordo inoltre di lasciare like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza!